A posto. Buon volo. Grazie. Andate lì, aspettate lì. Arriviamo subito. E allora è pronto l'altro? Sto aspettando. È lucido, cioè, l'ultimo volo questo, È una cosa. È una cosa sicura. Che cosa? Dico il volo dell'angelo, tan tranquillo, no? Secondo lui, dice sì. No, è la prima volta che faccio una cosa del genere. Cioè, per capire, ma cioè, la sicurezza. Quelli che hanno paura, fanno troppe domande, secondo me. E tranquillo, l'abbiamo collaudato la settimana scorsa. Ah, quindi sta già collaudato, diciamo. Vabbè, una sorta di struttura, fa il collaudo, tranquillo, una settimana. Te capisci che volano quasi 150-200 persone al giorno. Collaudo. Cioè, è come. No, una curiosità mia. Sta tranquillo. Ma come si fa a fare il collaudo, diciamo? Ognuno si organizza come vuole, l'importante è vedere funziona o non funziona. Noi l'abbiamo fatto. Metti in testa. Stai benissimo, veramente. Grazie. L'abbiamo fatto ovviamente coinvolgendo un po' di persone. Abbiamo chiamato. Venga, che le faccio vedere le spie. Gentilissimo. Vede? È bellissimo, eh? Forza, dai, sì, prepariamo. Ho capito, però ancora mi dovete dire il collaudo, come l'avete fatto? Ecco, l'abbiamo fatto, noi abbiamo chiamato tutti i politici che stavano in zona, tutti, presidente della regione, assessori, sindaci, due ministri, sono venuti addirittura, due ministri da Roma, perché abbiamo chiamato, cioè abbiamo voluto fare proprio il collaudo per vedere se funziona con questi politici. E abbiamo, li abbiamo lanciati a uno e per vedere se funzionava, in maniera che diciamo se arrivavano dall'altra parte era bene, insomma. Se arrivavano dall'altra parte? Eh sì. Scusa, se andavano giù? Sarebbe stato meglio, però su armadio. Come sarebbe stato meglio? Ma pronti? Ehi, giovane, sei tutto un cazzo! Ehi, no, vabbè, non voglio fare! Aiuto!